andiamo nella farmacia Sorace Maresca di Castelmaggiore, provincia di Bologna, quindi in Emilia Romagna, e abbiamo in collegamento la dottoressa Silvia Sorace Maresca che ci parla degli antiossidanti. Sono sempre utili. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione in Farmacia. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati a voi. Ecco, oggi parliamo di antiossidanti, ne sentiamo parlare molto spesso, anche dei cibi che magari contengono antiossidanti, l'olio extravergine d'oliva è uno di quelli più consigliati per introdurre gli antiossidanti nel nostro corpo, ma proprio come prima cosa le chiedo, andiamo a scoprire un po' questi antiossidanti, ci possono essere utili, come e cosa possono fare di buono per il nostro organismo e il nostro benessere? Ecco, certo. Allora, gli antiossidanti, ne sentiamo, come ha benissimo detto lei, parlare molto molto spesso come la cosa che ci serve in assoluto per restare giovani. Per contro sentiamo anche tanto parlare dei radicali liberi come dei responsabili dell'invecchiamento delle nostre cellule. Sì. Ma davvero è così? Davvero i radicali liberi non servono da altro e davvero gli antiossidanti ci sono sempre? Andiamo a vedere da vicino che cosa sono. Sì. Diciamo intanto che nel nostro corpo convivono antiossidanti e radicali liberi e che sono entrambi fondamentali per la nostra buona vita. Il mantenimento dell'equilibrio in cui questi due componenti operano deve essere il nostro obiettivo per vivere bene, per invecchiare bene, perché non si tratta di non invecchiare, anzi, sì, bisogna che tutto avvenga però con dei ritmi fisiologici. Quindi non possiamo catalogare gli antiossidanti come buoni e mettere i radicali liberi tra i cattivi così d'ufficio, è troppo facile, il nostro organismo è molto più complesso e non prevede questo. I radicali liberi sono, in realtà, dobbiamo considerarli come un piccolo esercito che ci protegge in moltissime situazioni e che permette alle cellule ormai arrivate a fine corsa di essere demolite per lasciare il posto a cellule nuove. Sì. E questo è una cosa davvero molto importante. È il loro eccesso che può causarci problemi e al loro eccesso provvediamo purtroppo noi da soli, non conducendo una buona vita, sì, perché sono veramente tanti i fattori che conducono ad una produzione eccessiva di radicali liberi. Produciamo più radicali liberi se fumiamo il fumo di sigaretta, attivo o passivo che sia, quindi semplicemente anche se subiamo il fumo di sigaretta, questo ci porta a produrre più radicali liberi. Sì. Produciamo più radicali liberi se stiamo poco esposti alla luce solare o se ci stiamo molto, se assumiamo cibo di scarsa qualità, se sbagliamo le cotture, perché ogni cibo ha un suo modo di cottura ottimale. L'eccessivo consumo di alcol può portarci a produrre più radicali liberi, l'esposizione ad agenti inquinanti, l'assunzione di farmaci, ma anche l'assunzione di fitofarmaci. Le piante non sono solo la panacea di tutti i mali che non dà nessun altro problema, può indurci a produrre più radicali liberi. Sì. Come sempre tutto e molto di quello che ci accade è scritto nel nostro DNA, quindi siamo geneticamente predisposti a produrre più radicali liberi, però molto dipende anche dal rispetto che abbiamo per il nostro corpo e dall'uso che facciamo di quello che sappiamo, di quello che ci viene raccontato, di quello che studiamo, eccetera. Ecco, quindi sicuramente è anche molto, sì, importante stare attenti anche all'alimentazione, all'esposizione solare durante il giorno, non troppo e non troppo poco sole, chiaramente. Ma cosa succede quando antiossidanti e radicali liberi si incontrano? Ecco, che cosa succede? È una cosa veramente molto 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 particolare. Sì. Perché succede esattamente quello che succede quando tagliamo una fetta di burro, la mettiamo in padella per farla fondere. Se riuscite a focalizzare come questa immagine, avete ben presente tutta la situazione. Quindi noi tagliamo il burro, lo mettiamo in padella, poi come spesso accade hai dei minuti liberi per fare delle altre cose, o ti fai distrarre da una telefonata o ti sposti un attimo. Morale della favola, se ti distrai troppo, tornate davanti alla padella, troviamo una situazione un po' particolare, cioè il burro che si è diffuso ma è andato oltre la fusione, quindi vediamo una serie di bolle, il burro si è trasformato in una serie di bolle giallastre con il bordo di marroncini e maleodorante, quindi capiamo che questo burro va buttato via, che non può essere utilizzato. Sì.
quello che è successo in quella padella è una semplice reazione di ossidazione. Il burro si è ossidato. L'eccessiva esposizione al calore, il fuoco del fornello, combinata con l'aria, ha fatto quel che fanno i radicali liberi sulle nostre cellule. Ha scatenato una reazione di ossidoriduzione. È esattamente quello che succede nei nostri organi, nei nostri tessuti. Assumere un antiossidante equivale a spegnere il fuoco per tempo. Ecco, questo è l'immagine proprio facile da focalizzare di quello che succede all'interno del nostro organismo. Quindi una banale reazione di ossido riduzione di quelle che studiavano in terza media, niente di più, niente di meno, almeno ai miei tempi in terza media, non so. C'è da dire, esatto, no, sono troppo vecchia, quindi magari oggi in un altro momento del percorso scolastico, non so bene, però il nostro corpo è veramente molto complesso e molto semplice. I meccanismi a cui si affida per farci vivere bene sono dei meccanismi appunto che noi abbiamo studiato a 12-13 anni, niente di più, capendoli molto bene, sì. E questo è quello che ci salva la vita, la chimica ci salva la vita, alla fine la biochimica ci salva la vita. Quindi tornando ai nostri antiossidanti, sì. Questi hanno forme e provenienze molto diverse, hanno attività antiossidanti alcuni enzimi, alcune altre sostanze che il nostro organismo produce di volta in volta a seconda quel che ci serve, molte vitamine sono antiossidanti e molti antiossidanti li introduciamo attraverso cibi e bevande. Okay. Questi antiossidanti agiscono spezzando la catena, interrompendo la catena di produzione dei radicali liberi. Però, come abbiamo appena detto, sono veramente tanti e ogni antiossidante ha il suo modo per spezzare questa catena. Quindi la cosa che mi preme molto sottolineare, sì, in questo caso è che non esiste un antiossidante per tutto, non si può generalizzare. Ogni situazione ha il suo antiossidante, quindi ogni situazione che ha provocato un eccesso di radicali liberi va contrastata con il suo determinato antiossidante e soprattutto ogni persona è una storia a sé. E questa è un'altra parte molto importante da tenere sempre in considerazione, perché abbiamo visto che molti sono i fattori che portano allo squilibrio e vanno valutati nell'insieme per poter consigliare l'antiossidante adatto. E, va valutato lo stile di vita, le patologie esistenti e quelle a cui si è predisposti, quindi va fatto proprio una raccolta di dati, ecco, chiedendo alla persona anche le sofferenze che ci sono state nella sua famiglia, eccetera. Quindi è un lavoro complesso che bisogna fare per evitare quello che è un meccanismo complesso, che è l'anti-aging, il mantenerci in salute e mantenere giovani le cellule. Ecco, anche perché noi siamo tutti complessi, il nostro organismo è complesso, quindi chiaramente non può esserci una risposta per tutti, sarebbe fin troppo semplice probabilmente. Esatto. Abbiamo sempre bisogno di antiossidanti oppure no? Ecco, questa è un'altra cosa da sfatare. Non abbiamo sempre bisogno di antiossidanti, assolutamente no. Per esempio, in presenza di alcune importanti patologie è senz'altro meglio lasciare il campo all'azione dei radicali liberi che contribuiscono al meccanismo che ci permetta di liberarci di cellule che in quel momento per noi sono nocive. Sì. E quindi non è vero che sempre, tutti i giorni, tutta la vita, e sicuramente è bene fare dei cibi antiossidanti, però sotto il controllo di esperti. Ci sono dei momenti, ribadisco, in cui assolutamente non vanno utilizzati. Ecco. E quindi quello che possiamo fare, forse anticipo la sua domanda, cosa possiamo fare? Ecco, era senz'altro mantenere uno stile di vita adeguato, quindi mangiare frutta e verdura, le famose 5 porzioni oppure i famosi 3/4 del piatto, se dividiamo un piatto in spicchi, come sicuramente avrete già visto con i nutrizionisti. Sì. E quindi molta frutta e verdura, perché ribadisco, le vitamine contenute nella frutta e nella verdura sono degli antiossidanti. E poi praticare regolarmente uno sport, l'attività fisica è assolutamente fondamentale, ma non uno sport che dal nulla andiamo a fare la maratona, assolutamente, no, basta qualcosa di regolare, o uno sport, un'attività fisica per un'ora almeno 3 volte a settimana, 4 volte a settimana, o meglio ancora un tranquillo esercizio fisico per 30 minuti al giorno, 30 minuti tutti i giorni di una camminata a passo veloce,
bastano per aiutarci a mantenere un buono stile di vita. Ecco, appunto, ricordiamo anche questo, perché molte volte le persone possono essere portate a pensare che serva fare un'attività fisica particolare, uno sport particolare con un certo impegno. Sicuramente ci vuole la costanza, però non serve, appunto, come ha detto lei, fare la maratona. Basta un'attività fisica moderata ogni giorno per una mezz'ora al giorno. E infine le chiedo, ma quindi nel caso in cui avessimo necessità di antiossidanti e radicali liberi, possiamo introdurli nel nostro organismo tramite integratori, e il ruolo anche delle farmacie? In questo caso il farmacista può anche consigliare, a seconda della persona, a seconda della necessità, diversi integratori? Allora, innanzitutto la risposta è sì per gli antiossidanti e no ovviamente per i radicali liberi. Sì, certo. Abbiamo già il nostro bel da fare a contrastare quelli che produciamo in eccesso, e quindi non c'è mai la necessità di introdurne di nuovi. Ecco, il nostro corpo utilizza molta energia per produrre i radicali liberi e ci basta quel che fa lui. Okay. E quando è necessario possiamo assumere antiossidanti, certo, acquistando in farmacia dei nutraceutici, lei sa che non mi piace chiamarli integratori, sì. Dei nutraceutici adatti a seconda di quello che facciamo. E certo, il farmacista competente è tra le figure professionali adatte a consigliarci, a guidarci in questo percorso, perché come dicevo prima bisogna avere un attimo di dialogo, il farmacista deve riuscire a inquadrare la persona che ha di fronte, quindi se è quello... se quella persona pratica uno sport a livello agonistico, sicuramente per esempio avrà bisogno tra gli altri antiossidanti di un pool di vitamine, per esempio. Sì. Un pool di vitamine ha un dosaggio bassissimo, perché gli antiossidanti è qualcosa che deve agire a livello della nostra cellula, non è macroscopico, quindi un antiossidante è un po' un atto di fede, tu lo prendi e non hai chissà che risultato immediato, non è come la pillola per il mal di testa ti ridi un cachet e ti passa il mal di testa. L'antiossidante non è così, l'antiossidante è il primo farmaco da utilizzare in prevenzione, quindi e la prevenzione è un po' un atto di fede. Ecco, insomma. E comunque sì, certo, le farmaciste, come ho già detto, sono fondamentali, il loro ruolo è soprattutto quello di scegliere la qualità del prodotto, quindi un farmacista ha le competenze di chimica latte per individuare un nutraceutico rispetto a un banale integratore, quindi qualcosa che veramente riesce a interagire con le nostre cellule, ecco, e sa anche consigliarlo, assolutamente sì. Ecco, perfetto, quindi siamo andati alla scoperta di radicali liberi o antiossidanti, ne sentiamo parlare veramente molto spesso durante le nostre giornate anche, e soprattutto anche per i consigli alimentari che spesso vengono dati. Ci sono cibi più ricchi di antiossidanti e ci sono cibi invece che sono meno ricchi. Il consiglio che possiamo dare appunto è quello di praticare una vita sana con una dieta sana, e nel caso in cui ci fosse necessità di un nutraceutico, non di un integratore per antiossidanti, c'è sempre la farmacia, c'è sempre il farmacista che può darci un consiglio utile. Certo, questo senz'altro è un'altra piccolissima cosa che ricordo, sì, a tutti. Ho tanto parlato di praticare un esercizio fisico, uno sport, questo ci porta più all'aria aperta. Ecco. Ricordiamoci anche in questo caso che quindi la pelle, che è l'organo più esteso che abbiamo, è quella che più facilmente viene sottoposta a tutti questi agenti che provocano ossidazione, quindi la pelle va protetta, va pulita, le creme non servono soltanto perché così non si vede la ruga, voglio dire, non mi basta il cosmetico in quanto a fondotinta che copre, ecco, la pelle va aiutata come aiutiamo tutti gli altri organi, è sempre da tenere presente. Assolutamente. Gli antiossidanti da mettere sulla pelle sono tutto un altro progetto molto molto importante. Perfetto, dottoressa Maresca, io Sorace Maresca della farmacia Sorace Maresca di Castelmaggiore, provincia di Bologna, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi e le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Grazie, arrivederci a tutti, a presto.